I remake hanno sempre fatto parte del DNA dei Pokémon e dei videogiochi in generale, come dimostrano decine di operazioni degli ultimi anni. Quando sono fatti a modo, queste riproposizioni per molti sono una vera e propria manna dal cielo, in grado di rendere nuovamente attuali i giochi più amati della giovinezza. Rendono la grafica più gradevole e vanno a introdurre funzionalità un tempo assenti. Nel caso di Pokémon di solito si parla di meccaniche online, miglioramenti all'interfaccia e nuovi mostri. Con i remake Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, però, il lavoro sembra essere stato svolto senza una direzione univoca, creando un'ambivalenza che rende difficile valutarne le anime in questa recensione. Vi raccontiamo tutto dopo la sigla, ma prima provate a iscrivervi al canale catturando il Pokémon delle notifiche a forma di campanellina. Partiamo da un concetto molto semplice. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono due bei giochi. Diamante e Perla e la regione di Sinnoh sono tra i capitoli più amati. Non è quindi sorprendente che una riproposizione così fedele risulti ancora oggi un gioco piacevole. Il level design della mappa di gioco, con le sue tante scorciatoie e segreti, è uno dei più articolati della serie e la classica progressione funziona sempre. Il sistema di combattimento è quello classico basato sui tipi e ci sono quasi 500 Pokémon da catturare. Allora, che cosa c'è che non va? Innanzitutto che i giochi presi in considerazione, in maniera fedele ai titoli, sono Diamante e Perla e non Platino, la versione evoluta di questi due capitoli. Quindi niente parcolotta e niente parti di trama legate a Giratina, in grado di dare maggiore spessore all'intreccio e robustezza all'endgame. La seconda delusione arriva dalla mancanza di connessioni forti con Pokémon Leggende Arceus, il vero nuovo capitolo sviluppato direttamente da Game Freak, in arrivo nei primi mesi del 2022. Ambientato in una Sinnoh del passato, il nuovo gioco racconterà delle origini e delle leggende narrate in Diamante e Perla. Per questo motivo sarebbe stato bello avere una forte connessione tra i giochi, in modo da introdurre al meglio quella che sembra l'evoluzione della serie. Senza il pedigree per poter mettere mano al gioco originale, Ilka ha lavorato in modo parallelo sul remake e sulle nuove funzionalità. Questo perché i remake non sono avari di novità, solo che queste non sembrano perfettamente amalgamate con il resto dell'esperienza. I nuovi giocatori e quelli più giovani apprezzeranno il ritorno di elementi come l'avviso sull'efficacia delle mosse una volta che avremo incontrato un Pokémon almeno una volta e la presenza del condividi esperienza tra tutti i Pokémon in party. Mentre la possibilità di richiamare le mosse delle macchine nascoste tramite il Pokécron ci slega dalla necessità di avere costantemente con noi un Pokémon muletto. Ma è carino che alla fine potremo comunque sfruttare il buon Bidoof per questa mansione. Di maggior peso è l'ampliamento dei grandi sotterranei, un'area sempre raggiungibile se si è all'esterno, da affrontare sia in solitaria sia con altri giocatori, anche online. All'interno di questi labirinti sotterranei è ora possibile incontrare Pokémon che normalmente non sarebbero disponibili in superficie, come una maggiore varietà di Pokémon fuoco, scambiare le pietre trovate con potenti mosse e personalizzazioni e costruire un proprio rifugio, da arricchire con statue e tesori di varia natura. Il bilanciamento in singolo non è dei migliori, ma segnaliamo che tra i tesori che si possono trovare vi sono anche gli artefatti che permettono di evocare i leggendari delle precedenti generazioni, da usare all'interno del parco Rosa Rugosa. A queste attività si affiancano le gare Pokémon, il minigioco per la preparazione dei Puffin e strutture endgame già disponibili in Diamante e Perla, come la Torre Lotta e il Monte Ostile. Novità molto piacevoli, in grado soprattutto di prolungare la longevità dei giochi, ma che, come accennato, sembrano messe lì in maniera un po' forzata. Andare nei grandi sotterranei, per esempio, consente di accumulare tantissima esperienza e catturare Pokémon più forti del dovuto. Il condividi esperienza facilita troppo la crescita della squadra e non può essere disabilitato. L'avere sempre a disposizione le mosse facilita l'esplorazione e non obbliga a sacrificare degli slot nel team per poter sfruttare le scorciatoie, ma rende ridondanti alcune soluzioni del level design. In questo modo la progressione si fa molto più veloce e per certi versi meno complessa, consentendo di raggiungere i titoli di coda più velocemente. Questo al netto di alcuni combattimenti, come quelli coi capi palestra, ridisegnati e resi ancora più impegnativi. In Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sembrano quindi convivere due anime, una rigorosamente legata al passato e una più moderna, che però tende a rompere alcuni equilibri del gioco principale. Un altro argomento che ha fatto discutere fin dall'annuncio è il comparto grafico. Se tecnicamente ci si assesta su di una risoluzione a 1080p sulla TV e 720p in modalità portatile, con l'obiettivo dei 30 fotogrammi al secondo ben mantenuto, in molti non hanno apprezzato lo stile chibi col quale è stata riproposta in 3D la grafica originale dei giochi per Nintendo DS.
Si tratta, forse, dell'unico modo col quale Ilka ha potuto mantenere i segreti del level design immutati, fatti di giochi di prospettive e piccoli labirinti. Quello che spiazza un po' è la scelta di fare i personaggi cibi nel mondo di gioco e poi realistici nei ritratti, creando una certa dissonanza, l'ennesima che si ripercuote anche sulla percezione dei dialoghi. A parte questo, si tratta della solita grafica pulita e colorata, impreziosita da alcuni effetti, come la luce, i riflessi e l'acqua, davvero notevoli. Ottima, come sempre, la colonna sonora e l'adattamento in italiano. Ovviamente ci si aspettava un piccolo scatto anche da questo punto di vista, con l'aggiunta di qualche animazione o effetto speciale in più. Magari un'interfaccia più rifinita, soprattutto nel Pokécron, o dei modelli dei Pokémon capaci di mostrare gli effetti di stato inflitti, o la possibilità di saltare alcune finestre di dialogo che rallentano la navigazione tra i menu di gioco. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono remake ben realizzati, ma fin troppo rispettosi dei giochi originali. Le novità introdotte finiscono così per risultare quasi un corpo estraneo, all'interno di una struttura che deve mantenere tutti i limiti del passato. I nuovi giocatori, al netto di alcune funzionalità che non troveranno e altre che semplificano la storia principale, si godranno questo viaggio a Sinnoh, mentre i veterani si concentreranno sui grandi sotterranei, rimpiangiando l'occasione un po' sprecata di ridare lustro a una delle regioni più interessanti della serie, anche in vista di Pokémon Leggende Arceus. Voi che cosa ne pensate? Vi stanno piacendo questi remake? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e se avete trovato il video interessante lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi alcuna novità sui Pokémon. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.